Ciao, sono Shade, sono un cantante e come tutti nel mio settore da ormai diversi mesi vivo una fase di, di stallo lavorativo. Eh, non per quello che riguarda magari attività collaterali come sponsor e cose del genere, ma per quello che riguarda l'attività live e i concerti, ovviamente siamo tutti fermi. Il che eh, è fonte di sofferenza, sicuramente emotiva, perché per un cantante la parte live ha una grande importanza ed è la. Massima espressione di, di quello che cerchiamo di fare, trasmettere, comunicare, comunicare delle persone che sono lì presenti, poter stringere la mano a queste persone, eh, la sensazione di abbracciare una, una prima fila, ecco qualcosa di, di vitale per un cantante. Ma volendo tralasciare l'aspetto emotivo, eh, per essere più pratici, l'aspetto economico e quello che riguarda non solo le nostre economie ma l'economia di tutti quelli coinvolti all'interno di, di un'attività come un concerto, quindi il fonico, i tecnici luci, l'agenzia di promozione, l'addetto al merchandise, insomma i tour manager, c'è una marea di, di, di gente che lavora dietro a un concerto. Questo solo per fare un esempio, per dare un'idea di, di quante persone eh, arrivano a fine mese grazie alla musica dal vivo. E, e sbriciolando un po' la tesi del necessario e non necessario che abbiamo sentito negli ultimi mesi, quindi eh, lavori necessari o meno necessari, ecco. per ognuno di noi eh, quello che ci permette di vivere è fondamentale. Di conseguenza, non c'è un lavoro che sia più o meno necessario. Eh, mi sono eh, unito a Fedez per il movimento Scena Unita perché mh, in uno degli ultimi decreti, adesso non ricordo neanche più quale perché ce ne sono stati talmente tanti, però... Ero, ero rimasto molto male mh, pensando a tutti quei lavoratori, negozianti, ristoratori, proprietari di palestre che avevano investito eh, in gel igienizzante, plexiglas, che avevano visto limitare le entrate all'interno delle loro attività per colpa del Covid. E, eh, ho pensato che adesso si ritrovavano appunto a capo a dover chiudere le loro attività e questo mi ha, mi ha ovviamente reso molto triste. Ho pensato che cosa posso fare, molto ingenuamente, ho, ch ho chiesto su Twitter se qualcuno conoscesse degli enti o delle associazioni che, che si occupassero di, di questo e, e mi ha scritto Fedez che stava lavorando su una cosa e che gli avrebbe fatto piacere coinvolgermi eh, per aiutare quantomeno quelli del nostro ambiente che purtroppo lentono lente sono tra i più colpiti visto che è da fine febbraio che non si lavora in questo ambito e, e così nasce Scena Unita in maniera veramente spontanea infatti quello che diciamo sempre è che è un moto spontaneo gli artisti si sono messi a disposizione sono scesi in campo in prima persona hanno investito di tasca loro anche perché dopo mesi di, di sacrifici ecco in una situazione economica difficile mh, non ci sarebbe mai venuto in mente di andare di nuovo a chiedere soldi a, agli italiani che già hanno fatto grandi sacrifici in questi ultimi mesi e ovviamente chi volesse donare è ben accetto e sul sito del CESB ci sono tutte le info però mh, i cantanti si sono messi in prima linea e siamo veramente tantissimi. Poi ci abbiamo, ci abbiamo lavorato in molti. E quello che vogliamo fare, oltre a donare, abbiamo donato oltre 2 milioni di euro. Che è una, magari per molti è una goccia nell'oceano, ma in realtà, se pensiamo al breve tempo in cui è stata raccolta questa cifra, sicuramente eh, uno spalanca gli occhi e dice: Wow, come avete fatto! E, e soprattutto l'abbiamo fatto oltre che per aiutare le persone eh, che lavorano nel nostro ambito per tenere acceso un dibattito che è quello appunto della, della musica live. Io mi auguro che questa situazione si risolva il prima possibile, ma nel caso in cui dovesse durare altri mesi, un anno, due anni, non, si, non possiamo saperlo, eh, bisogna essere pronti e magari eh, non basta raccogliere soldi perché prima o poi finiranno, bisogna creare delle dinamiche per cui la musica dal vivo possa continuare. Anche in questa situazione c'è stato un bellissimo evento di Intesa San Paolo eh, che ho visto da, da spettatore e mi è piaciuto moltissimo e ha, secondo me, dimostrato proprio questo. Ossia che si può fare musica dal vivo anche in questa situazione. È ovvio che avrà un sapore di, diverso come tutto quello che, che stiamo vivendo in questo ultimo anno, purtroppo. Però si può fare, eh, può aiutare eh, i fonici, i tecnici, i montatori di palco, tutte le persone che lavorano in questo ambito, e, e soprattutto eh, può permettere al mondo di, di continuare a girare, quantomeno al nostro mondo. Mm. Di conseguenza, eh, molti non se ne rendono conto, ma ci sono delle eccellenze nel, nel nostro ambito, specie per quello che riguarda i live, che lavorano con artisti di caratura mondiale. Quindi. È un peccato ancora di più ecco. non, non tenere acceso il dibattito eh, riguardo la musica dal vivo e, e non considerarla ecco, una cosa importante esattamente come tutte le altre. E non parlo solo della musica, parlo anche del mondo dello spettacolo, del teatro, del cinema, eccetera, eccetera. Quindi, questo è lo scopo di Scena Unita, ecco, questo è quello che, che stiamo cercando di fare e speriamo vada sempre meglio.